Benvenuti sul mio canale Psicologia e Benessere. Oggi parliamo di ansia sociale. Sono Anna Maria Sciacca, sono una psicologa che da oltre 10 anni si occupa di benessere e salute mentale. Che cos'è l'ansia sociale? È la paura marcata vissuta in situazioni sociali in cui si teme di essere giudicati. I sintomi del disturbo d'ansia sociale sono la paura o l'ansia marcata relative a una o più situazioni sociali nelle quali l'individuo è esposto al possibile giudizio degli altri, come ad esempio essere osservati o eseguire prestazioni di fronte ad altre persone. Le situazioni sociali sono evitate oppure sopportate con paura o ansia molto intense. La paura o l'ansia risultano quindi sproporzionate rispetto alla reale minaccia posta dalla situazione sociale o dal contesto socioculturale. La paura, l'ansia o l'evitamento sono persistenti e durano tipicamente 6 mesi o più. Andiamo un po' più nello specifico. Per essere diagnosticato, il disturbo provoca un forte disagio e la compromissione del normale funzionamento individuale non è attribuibile all'assunzione di sostanze o ad un'altra condizione medica. È possibile inoltre che l'ansia sia circoscritta solamente a un particolare ambito sociale, come ad esempio concerti, discorsi pubblici o gare, soprattutto in soggetti che hanno una professione che può essere compromessa da questa condizione, come musicisti, ballerini, atleti. In questo caso, se l'ansia sociale è limitata ad un solo ambito, i soggetti non sono a disagio in altre situazioni sociali nelle quali, ad esempio, non devono esibirsi. Chi soffre di ansia sociale tende a manifestare un'eccessiva riservatezza in pubblico, con una postura corporea solitamente molto rigida e difensiva, ed è tipico che chi teme il confronto sociale parli con voce bassa, fatichi a mantenere il contatto visivo o arrossisca frequentemente. Per questo è anche possibile che individui con ansia sociale tendano a scegliere posizioni lavorative più isolate dal contatto sociale o con assenza di performance pubbliche, fino a limitare le potenzialità o le aspirazioni occupazionali. In generale vi è un'aumentata tendenza ad assumere alcol o sostanze per automedicarsi, preparandosi ad esempio ad affrontare le situazioni, per esempio bere alcolici prima di uscire per andare al bar o a una festa, con lo scopo di essere più disinibiti, dare l'impressione che il proprio comportamento impacciato sia causato dalle sostanze e quindi esserne in qualche modo giustificati. Ovviamente questa non è la terapia da seguire. Chiariamo che l'età media di insorgenza del disturbo di ansia sociale è tra gli 8 e i 15 anni nel 75% delle persone e può svilupparsi dopo aver ad esempio avuto un'esperienza umiliante, oppure l'esordio può essere lento e graduale. I giovani tendono a manifestare ansia sociale marcata ma focalizzata per certe situazioni, mentre con l'avanzare dell'età le persone più adulte possono presentare livelli più bassi di ansia, ma diffusi in svariati contesti. Per la natura del disturbo, chi soffre di ansia sociale sperimenta forte agitazione nelle situazioni dove può venir giudicato da altre persone. Questa agitazione si concretizza poi anche prima di trovarsi nel contesto temuto. Infatti una persona potrebbe aver episodi di ansia anticipatoria anche qualche ora prima di uscire di casa, oppure anche nelle settimane che precedono ad esempio un evento importante al quale sa di non potersi sottrarre. Ad un individuo con ansia sociale può evitare queste situazioni, si isola e perde contatti, comincia a perdere le amicizie, crea conseguenze negative in ambito sociale, in ambito lavorativo e in ambito scolastico. In generale peggiora la qualità della sua vita perché comincia a frequentare una cerchia molto ristretta di persone, quindi va a compromettere anche molte delle attività ricreative e di hobby che il soggetto magari vorrebbe praticare, ma ai quali spesso si rinuncia perché gli provocano un forte disagio. Quindi l'isolamento non è altro che una condizione e una conseguenza di quello che è il disturbo, perché si preferisce l'isolamento e quindi evitare di esporsi alle situazioni piuttosto che vivere quel disagio molto forte. Alcune volte poi si ricorre all'aiuto di un professionista solo dopo molti anni dall'esordio del disturbo, quindi il mio suggerimento è quello di chiedere aiuto ad un terapeuta, ad un professionista della salute mentale, quindi ad uno psicologo,
iscritto regolarmente all'albo degli psicologi per chiedere intanto un primo contatto e capire la natura del disturbo, per superare questo disagio e per vivere una qualità della vita senz'altro molto molto più pagante. Se vi è piaciuto il video potete cliccare il like, ma soprattutto scrivetemi nei commenti se avete chiesto aiuto, perché la psicologia non deve essere più un tabù ma un bene per tutti. Quindi potete seguire il mio canale Psicologia e Benessere iscrivendovi. Un caro saluto e un abbraccio virtuale. Ciao, al prossimo video.